Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video da Marco Azzurro 1926. Oggi dobbiamo parlare di un argomento un poco diverso perché, come sapete, da un po' di tempo sto reagendo a film, serie TV e cose del genere, poiché come tutti gli esseri umani mi piace guardare anche, mi piaceva andare al cinema quando si poteva, ma ora che non si può più mi piacciono anche tanto le serie TV. E oggi dobbiamo parlare di uno dei film più attesi per quest'anno da me, che da grande fan della Marvel e in particolare di Spider-Man, fin da bambino mi ricordo che lo ero, aspettavo con trepidazione l'annuncio del nuovo film con Tom Holland di Spider-Man. Ebbene, sinceramente seguo tanti canali che danno informazioni sui film della Marvel e quindi. Perché diciamo l'universo Marvel è come una grande serie di TV cinematografica, quindi è davvero tutto collegato. Infatti noi stiamo vedendo WandaVision, ogni venerdì faccio la recensione dell'episodio che esce di WandaVision, lo farò anche venerdì, questo venerdì. E dicevano che era collegato WandaVision a questo Spider-Man. Oggi mi hanno fatto un troll tremendo Tom Holland e gli altri attori del cast di Spider-Man 3, perché avevano postato tre titoli fake del film e oggi hanno rivelato invece quello vero, proprio oggi nel pomeriggio, e il titolo ufficiale è Spider-Man No Way Home, che all'anagrafe vuol dire nessun modo per tornare a casa, o comunque nessuna possibilità a casa. E dopo Spider-Man Far From Home, questo titolo può avere molto senso perché Spider-Man, effettivamente, una volta tornato a casa dal viaggio in Europa, viene smascherato tramite un inganno di Misterio, e quindi ora tutti quanti sanno che lui è Peter Parker, quindi davvero ci può stare come titolo. Il titolo non ci dice nient'altro perché è un titolo logicamente, però è un bel titolo, cioè ci sta alla fine, è il più appropriato in assoluto secondo me. Detto ciò, niente, questo è il titolo ufficiale. Vicino al titolo poi l'hanno annunciato tramite un piccolo teaser trailer semplicissimo in cui si vedono i tre, diciamo, attori che interpretano MJ, Spider-Man e Ned, l'amico di Spider-Man, che parlavano sul nuovo titolo perché lui ha spoilerato, perché Tom Holland spoilerà sempre i titoli, quindi insomma, hanno fatto questa gag per poi farci vedere il titolo ufficiale. E vabbè, e niente, sono contento. Io sto vedendo molto WandaVision perché dicono che è collegata a questo film. Quindi assolutamente sono super gasato di vedere come finirà WandaVision, perché questo film sarà proprio attaccatissimo come collegamenti. E inoltre nel trailer si vedono diverse forme esagonali sulla lavagnetta della presentazione del titolo, dove è scritto il titolo nel trailer. E le forme esagonali risaltano molto su quella lavagnetta, e vi voglio ricordare che ci sono anche in WandaVision, quindi in pratica potrebbero esserci dei collegamenti con il multiverso. Molti parlavano che potremmo rivedere gli Spider-Man dei vecchi film ritornare da un altro universo, un po' come è successo con anche Quicksilver in WandaVision. Può essere, ma io non ci conto troppo perché sarebbe difficile da gestire un film con tre Spider-Man. Stiamo parlando di tre Spider-Man. E quindi vedremo. Spero comunque che sia un bel film. Noi ci vediamo al prossimo video. Bello a tutti, ciao. Vi chiedo di iscrivervi se il video vi è piaciuto, commentare qui sotto se anche voi aspettate questo film, ma lo dubito perché molti di quelli che mi seguono per il calcio, però va bene così. Noi ci vediamo alla prossima e ciao.